Bassano del Grappa, allo sbocco del fiume Brenta, fu nel 1917-1918 punto di massima resistenza contro i reiterati tentativi austro-ungarici di irrompere nella piana veneta e travolgere lo schieramento italiano. Poco a nord del ponte in legno progettato da Palladio, sulla riva est del fiume, sorge Cae Rizzo Luca, un'elegante struttura del 400 con successivi rifacimenti e abbellimenti. Il complesso, restaurato con intelligenza dall'attuale proprietario Renato Luca, è ora sede di un importante museo storico della Grande Guerra. Ospita una collezione Hemingway con una vasta e rara documentazione. Nel 1918 la villa fu residenza della sezione 1 delle ambulanze della Croce Rossa americana e tra quei volontari c'era anche il futuro premio Nobel Ernest Hemingway. L'antica dimora, finemente arredata, attorniata da suggestivi giardini, offre una varietà di soluzioni architettoniche e ambientali, testimoni dei secoli e l'ascito delle famiglie patrizie veneziane che si sono succedute nella proprietà e che l'hanno arricchita di segni e simboli, pittorici e decorativi, di rara bellezza. La parte centrale della villa è animata da ampi scaloni e da una successione di sale affrescate con scene di gloria e trionfo delle arti, richiami sapienziali e biblici, stucchi e sculture di allievi di Antonio Canova. È stata dimora di musicisti, letterati, naturalisti che l'hanno vissuta e animata, specie nei decenni del Settecento, quando la villa era nelle mani di Paolo Antonio Bellegno, procuratore di San Marco. Abbracciata da una scena montuosa che del Grappa giunge all'altopiano di Asiago, alimentata dalla linfa del fiume che la accarezza nel suo scorrere e la rispecchia nelle sue acque, la villa oggi della famiglia Luca è e resta nodo cruciale nella storia e nella civiltà bassanese. La arricchisce, quasi ne è custode all'ingresso sud, un ottocentesco oratorio dotato di un ardito campanile a pianta esagonale. Mausoleo celebrativo di Gaetano Mares, musicista e direttore dell'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, la cappella è affrescata con scene evangeliche di Eugenio Moretti Larese.